Dal grande amore alle aule del tribunale, un percorso doloroso che non risparmia nemmeno i grandi campioni dello sport. In questo caso il protagonista di una vicenda molto lontana dalle glorie vissute nel campo dell'Appiani è lo storico attaccante Nanu Galderisi, oggi allenatore della Lucchese in Lega Pro. Per anni però il calciatore, che ha giocato anche con la nazionale durante i mondiali di Messico 86, non ha pagato con regolarità gli assegni di mantenimento all'ex moglie Perla Mazzolini e così la battaglia per la separazione è stata aspra. Fino allo scorso 17 ottobre, quando il collegio di giudici del Tribunale di Padova, attraverso un'ordinanza, ha imposto all'attuale società di Galderisi di versare direttamente la quota stabilita per il mantenimento all'ex moglie, decurtandola dallo stipendio dell'ex colonna bianco scudata. Coppia glamour, invidiatissima per anni, lei bellissima donna di spettacolo, lui mito del calcio. Sono stati sposati per 26 anni, ma di quel grande amore rimane poco. In molti ricordano gli sfoghi molto duri di Perla Mazzolini dopo la separazione avvenuta nel 2014, parole pesanti a cui il campione non ha mai voluto replicare, preferendo un riservato silenzio. Galderisi però da oggi non potrà più sgarrare, niente ritardi nei pagamenti, sarà la Lucchese a togliere dal suo stipendio la somma destinata al mantenimento dell'ex moglie.